Poracci, bentornati o ben... Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, anche di quelli mai usciti. Oggi in questa puntata speciale passeremo in rassegna alcune delle scoperte più interessanti che sono emerse dal GigaLeak che ha colpito i server di Nintendo. Ad un anno di distanza dal fattaccio continuano ad affiorare concept, prototipi e documenti riservati che testimoniano una parte della storia di Nintendo di cui difficilmente saremmo potuti venire a conoscenza. Prima di entrare nel magico mondo dei leak, come al solito vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, in particolare Instagram e Telegram. Se poi volete darmi un aiuto gigantesco, potete sostenere la realizzazione del TG Poro con un abbonamento al Poreon. In cambio di un piccolo contributo mensile avrete accesso a ricompense esclusive. La settimana prossima ci sarà la prima live su Patreon, dove andremo insieme a caccia di retro game. Siete ancora in tempo per partecipare. Se vi interessa, vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! Allora Poracci, c'è tantissimo di cui parlare, quindi ho deciso che seguiremo quest'ordine. Apriremo con quello che possiamo definire il GameCube Mini, o Slim. Poi passeremo all'era della Wii e vedremo come nel corso degli anni si è sviluppato il concept della console. Poi indagheremo su tutti i titoli che Nintendo aveva in lavorazione nel 2005 circa. E per finire ci sarà anche un piccolo bonus, ma per ora non vi spoilerò nulla. Trovate qui sotto come sempre tutti i timestamp per muovervi con agilità all'interno del video. Ma fossi in voi me lo guarderei tutto, dall'inizio alla fine, perché quella di oggi è una puntata a dir poco speciale. Comunque, dicevamo, il GameCube Mini. A quanto pare Nintendo aveva intenzione di commercializzare una revisione del mitico cubetto pensata solo per il mercato cinese. Sarebbe stato una sorta di IQ2. Ok, andiamo con ordine. Fino a qualche anno fa in Cina non era così semplice pubblicare una console. Fu per questo che nel 2003 Nintendo se ne uscì con una versione dedicata del suo Nintendo 64 per il mercato cinese. L'IQ presentava le stesse caratteristiche hardware del Nintendone, ma tutta la console era compresa all'interno del controller, che più che ricordare il tridente del 64 sembrava strizzare l'occhio al Duke, il primo gigantesco pad dell'Xbox. La peculiarità di questa console è che veniva venduta con una sorta di memory card e poteva essere collegata a un PC tramite USB. Questo perché era possibile scaricare via internet, da casa o attraverso dei chioschi dedicati, i giochi da aggiungere nella scheda di memoria. Da questo documento interno siamo venuti a conoscenza che quindi Nintendo aveva intenzione di miniaturizzare il GameCube proponendo un IQ2, dal nome in codice BB2. Il progetto però era molto più ambizioso. Questo GameCube si sarebbe posizionato sul mercato come una console in grado di supportare grafica 3D avanzata insieme alla capacità di riprodurre CD e DVD. Una console che però non sarebbe stata in grado di riprodurre i mini dischi del GameCube e i giochi si sarebbero dovuti scaricare tramite internet e i costi di licenza di ogni singolo DVD sarebbero stati scaricati sul consumatore che li avrebbe pagati ad ogni download o attivazione. IQ2 probabilmente avrebbe mantenuto la forma del GameCube, anche se miniaturizzato, una sorta di versione slim, e nei piani di Nintendo avrebbe dovuto garantire la compatibilità con molte delle periferiche del cubetto, come controller e memory card. È curioso perché proprio qualche giorno fa abbiamo parlato del Panasonic Q, un GameCube di fascia alta in grado di riprodurre DVD, e oggi l'IQ2 sembra una sorta di progetto speculare, un GameCube decisamente più smart e meno premium. Un peccato che non abbia mai visto la luce. Ma passiamo all'era Wii, e qui ce ne sono di tutti i colori. E direi di iniziare proprio dal nome. È risaputo che il nome in codice della console era Revolution, perché Nintendo era consapevole dello scossone che avrebbe apportato al mercato con i suoi motion control. Quello che però è divertente da notare è che esiste un documento con centinaia di proposte di nomi provvisori, decisamente più bizzarri e arzigogolati del semplice e immediato Wii. I miei preferiti sono probabilmente Nintendo Hope, New Nintendo GameCube, Nintendo Performer e Nintendo Final Attack.
Sul serio, delle quasi 150 proposte disponibili, sono in poche a non strappare una bella risata. Interessanti anche questi concept iniziali dei Mi, che mostrano dei design ancora non definitivi, ma che si avvicinano allo stile inconfondibile degli avatar Wii. Quella panzetta unita alle gambe secche secche è un vero marchio di fabbrica. Nei piani iniziali dovevano esserci addirittura colorazioni per guanti e scarpe, oltre che un Type 4, ovvero degli outfit da idraulico. Anche se ai più attenti di voi non risulteranno totalmente nuovi, soprattutto se già avete giocato a Mario Party 8. Ieri abbiamo già parlato dei concept dei Wiimote, che tolto il colore orrendo, mostrano delle auto e dei tasti a dir poco curiosi. È bene che alla fine Nintendo abbia optato per una disposizione molto più minimalista e ordinata, che si sposa perfettamente con la filosofia alla base della console. Sarebbe interessante scoprire se questi design sono antecedenti o precedenti al prototipo del Wiimote per GameCube che ha spuntato in rete qualche anno fa. Ve lo ricordate? Ma la cosa più interessante di tutte è senza ombra di dubbio un documento datato 2005 dove sono riportate tantissime annotazioni riguardanti le fasi preliminari di sviluppo dei primi giochi per Wii. Preparatevi, perché tra concept poi stravolti, tra nomi cambiati e progetti abbandonati, tra questi si annidano delle vere perle. C'è innanzitutto la presenza di Tennis per Wii, titolo poi probabilmente accorpato all'interno di Wii Sports. Excite Track è conosciuto come World's Tough Race. Nelle note era già riportata una somiglianza con Excitebike, tanto che il prototipo veniva definito come un Excitebike su quattro ruote motrici con una grafica realistica. Hammerman doveva essere un Dynasty Warriors progettato per vendere bene in Nord America, sforzo che riuscirà solo molti anni dopo con Hyrule Warriors, mentre Fire Emblem Radiant Dawn era indicato come Fire Emblem GameCube 2. L'idea riportata nelle note era quella di ricreare il successo di Path of Radiance, riproponendo la stessa impostazione cinematografica con le cutscene, che era stata ben accolta dagli utenti sul GameCube. Con Sphere, Nintendo puntava a un Metal Gear Solid con protagonista femminile, un peccato che del progetto non si sappia null'altro. Stessa cosa per Metroid di Intelligent System. Non stiamo parlando di Dread, ma di quello che probabilmente si sarebbe poi trasformato in Other M. Di questo progetto senza nome sappiamo solo che sarebbe dovuto uscire qualche tempo dopo Prime. C'è poi la vera bomba, la conferma che il The Legend of Zelda ad opera di Retro Studios è stato effettivamente in sviluppo nei primi anni 2000. Come riportano le note di questo Project X, si doveva trattare di un action game con protagonista Sheik di Ocarina of Time. La cosa interessante è che di questo titolo se ne è già discusso parecchio a inizio anno, quando un ex impiegato di Retro Studios aveva condiviso alcuni dei suoi concept di design di Project X, svelando poi maggiori dettagli durante un'intervista. Il gioco sarebbe stata una rivisitazione dark della serie di Zelda e si sarebbe ambientato nella timeline generata dal finale cattivo di Ocarina of Time, dove Link fallisce e non riesce a sconfiggere Ganondorf. Secondo l'autore dei disegni, Sammy Hall, Project X sarebbe stato 10 volte più inquietante e strano di uno Zelda canonico e si sarebbe concentrato sul viaggio di Sheik e la sua trasformazione nella Master Sword, oltre che sulla nascita di Ganon. Chissà se mai emergeranno altre informazioni su Project X o magari qualche demo. Ritornando al documento, le sorprese non sono ancora finite. Night Wars era un Battalion Wars con cavalieri e spadaccini, mentre Smash Brawl era ancora conosciuto come Project Sora. Mario Strikers Charged Football era conosciuto come Strikers 2 e si pensava di renderlo un titolo per il lancio della console in Europa, cosa che non è avvenuta. E per chiudere, due belle bombe. Gambarion si sarebbe dovuto occupare di un Jump Ultimate Superstars in esclusiva per Wii, mentre Konami era al lavoro sul seguito di Dance Dance Revolution Mario Mix. Purtroppo però il titolo non ha mai visto la luce, un vero peccato. Ma non è finita qui, perché anche i fan di Mother o Earthbound possono gioire. Quasi 25 anni dalla sua cancellazione è spuntato nuovo footage riguardante Earthbound 64, ma non grazie al GigaLeak. Eh sì, questa volta è merito di un certo Zen, che ha pagato più di $350 per aggiudicarsi all'asta un disco datato 1998 e intitolato Nintendo Company Report. Al suo interno è presente un filmato con 25 secondi inediti di footage di Earthbound 64, il Mother 3 in 3D che non vide mai la luce e fu poi riconvertito in un progetto per GBA. Niente di trascendentale, anzi, si cammina e basta,
Ma è incredibile come la dedizione e l'ossessione della community nei confronti di questo titolo abbiano reso possibile l'emergere di nuovo materiale a quasi 25 anni di distanza dalla sua sparizione. Bene, ora direi che Nintendo può portare Mother 3 in Occidente, no? E questo poracci era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine, soprattutto in questa puntata molto particolare, dedicata solo a delle scoperte d'archivio. Vi aspetto comunque nei commenti perché sono curioso di sapere cosa ne pensate di questi leak e dei ritrovamenti in generale. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Io sono il Poro Giga, Michele Leak, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo leak.